Una Smith & Wesson è il denominatore comune. Tutti gli omicidi sono stati commessi con una pistola, acquistata nel 1997. A partire da quell'anno, la Liguria diventa teatro di una serie impressionante di delitti che sembrano non avere nulla in comune l'uno con l'altro. Sono 17 le vittime di un ladro esperto e giocatore d'azzardo, Donato Bilancia, detto Walter. Racconteremo la sua storia questa sera, come sempre, con Massimo Picozzi. Buonasera, Massimo. Buonasera. E lo faremo anche con i nostri ospiti. Innanzitutto il colonnello Luciano Garofano, comandante del RIS di Parma. Buonasera, colonnello. Buonasera. E con il dottor Guido Zavanone, ai tempi dei fatti procuratore generale della Repubblica di Genova. Vediamo però, prima di parlarne con loro, innanzitutto come si sono svolti i fatti. Arrivano dei momenti che mi si riscalda la testa qui e qua dietro. E sono momenti che io non ragiono più. Sono così. Non capisco più niente. Il 24 ottobre nel centro storico di Genova è quasi chiaro. Maurizio Parenti, un ragazzone alto più di 1,90 m, a quell'ora ha terminato di lavorare nella visca clandestina che gestisce. Abita a due passi dalla cosiddetta casa del boia e quella mattina il boia lo aspetta davvero ed è un suo amico. Lo attende con la scusa di dargli degli orologi. Poi nell'androne il boia estrae la sua Smith & Wesson calibro 38 e lo ammanetta. Lo ha condannato a morte per vendetta. La colpa, una frase bisbigliata nella bisca. Hai visto che abbiamo agganciato il pollo? Maurizio ha messo nel mezzo il boia. In casa c'è anche la moglie di Parenti, Carla Scotto, bella commessa di negozio che quella sera avrebbe dovuto dormire dai genitori. Ma purtroppo è rimasta nel suo letto. Come ha visto la scena, è tornata indietro verso la camera da letto e io l'ho seguita. Avevo dato un giordinastro ai polsi e poi ho tirato giù la striscia fino a darle un giro anche ai piedi. Perché questi, il bello di questi pseudo malandrini qua è sapesse quanta paura. Ma sapesse che agnellini ti vedono, però qua no. Come ho sparato a lui, poi ho sparato a lei. E me ne sono andato. E così i due sposini muoiono uccisi da uno dei loro migliori amici, Donato Bilancia, detto Walter. Un giallo a Genova, un duplice omicidio scoperto poco fa in un appartamento del centro storico. Vittime un uomo e una donna, una coppia appena tornata dal viaggio di nozze. Inizia con questo duplice delitto, con la cronaca di quello che appare subito come un regolamento di conti, la storia di un assassino che forse, grazie a un'impronta sulle manette, poteva essere fermato subito e che invece l'odore del sangue ecciterà per altre 14 volte. In realtà la vendetta di Bilancia era iniziata 9 giorni prima, quando aveva fatto visita a Giorgio Centanaro, l'altro gestore della bisca di Bogliasco. Il boia lo aveva soffocato con del nastro adesivo. Una fine che i parenti della vittima avevano preferito far passare come morte naturale. Nelle prime settimane Bilancia ammazza per vendetta, ma soprattutto per fame di soldi, per onorare i debiti di gioco, come ha sempre fatto. Il 27 ottobre Bilancia rapina e uccide un'anziana coppia di orefici, i coniugi Solari. E il 13 novembre tocca un cambiavalute di Ventimiglia, Luciano Marro, per un bottino di circa 45 milioni. Il 25 gennaio 98 commette uno dei delitti più inspiegabili, quello di Gian Giorgio Canu, metronotte, freddato in un ascensore, senza un apparente movente. Nessuno per ora collega i 7 cadaveri e per un mese e mezzo l'assassino si placa. Poi la Smith & Wesson spara di nuovo. Il 9 marzo inizia la mattanza di prostitute. Lui le convinceva di andare così lontano solo promettendogli tanto denaro e loro purtroppo, avendone bisogno, accettavano.
anche perché lo vedevano come persona anziana, ben vestita, e non si preoccupavano che potesse fare qualcosa loro. La prima a vendere la vita per 50.000 lire è Stela Truia, giovane albanese di 25 anni. Quella notte incontra la morte guardando il mare. Un colpo alla nuca ferma le sue lacrime e spara i suoi pensieri all'orizzonte. Marzo a Pietraligure, nel parcheggio dell'ospedale, incontra il boia Ludmilla Zubkova, prostituta ucraina di 23 anni. Due giorni dopo bilancia di nuovo bisogno di soldi. Quel pomeriggio al latte, una frazione di Ventimiglia, i testimoni ricordano una persona elegante che scende da una Mercedes scura. Mia mamma ha visto appunto questa persona molto distinta, ben vestita, aveva un cappotto lungo blu scurissimo, nero, e ha pensato che fosse un artista, qualcuno, cioè di un certo livello dal portamento. Poi, come in un film western, alle 7 di sera, quell'uomo distinto entra nell'ufficio di cambio di Enzo Gorni, nel centro del paese. Una scena che avviene davanti agli occhi del cognato Mario Toto. Praticamente io ero seduto come in un cinema, avevo tutta la visuale del cambio. Nel momento in cui ha sparato, ha fatto una smorfia col viso che non si può raccontare, insomma, una smorfia. E ricordo, mi sembra di sentire ancora i passetti piccolini quando è uscito, quel rumore delle scarpe, ce l'ho ancora in mente quando ci penso. Il giovedì successivo bilancia torna sul luogo del delitto per verificare che non ci siano testimoni. E lui si è piazzato qua e controllava la direzione tra l'edicola e il cambio per vedere se mia mamma poteva essere quella testimone che dicevano che c'era. Il boia può continuare a uccidere. In pochi mesi dunque sono 10 le vittime. Dottor Zavanone, che aria si respirava a Genova in quel momento? Ma dunque, pensavamo prevalentemente che si trattasse di una lotta tra racket, e in particolare tra il racket albanese, entro il racket albanese, che era particolarmente feroce. Quindi un tipo di interpretazione per questi delitti c'era, gli altri invece non erano stati per niente collegati? Gli altri non erano stati collegati, se non fosse un sospetto generico, ma non oltre. Brunello Garofano, la svolta quando è arrivata? Ma questo è particolarmente vero, perché noi veniamo coinvolti a partire dagli omicidi della prostituta. Ce ne sono ben 9 prima, che assolutamente erano ignorati come commessi dalla stessa mano. Io mi trovavo per caso a Savona, e per caso il pubblico ministero di Savona, che in quel momento indagava sulle prime 2 prostitute di Donato Bilancia, ci incarica di effettuare degli accertamenti. La svolta scientifica avviene quando, il giorno successivo, Bilancia ucciderà Gualillo e Randò, e noi, che sono i 2 metronotte, e noi dopo qualche giorno stabiliremo che questi 2 mondi apparentemente lontani, cioè il mondo delle prostitute e quindi, come diceva il consigliere, il controllo della prostituzione e l'omicidio di Gualillo Randò, erano stati commessi dalla stessa pistola. Quindi stabilire questo comincia a configurare l'ipotesi seriale. E questa è la svolta davvero romanzesca di questa vicenda tutta nera. Massimo, io ti chiedo se
diciamo, ragionando a posteriori, c'erano in quella vicenda iniziale gli elementi per individuare un serial killer? Se parliamo dei primi 10 omicidi, evidentemente no. Caratteristiche delle vittime, come abbiamo già sentito, ma anche modus operandi, cioè tutti quegli indizi di tipo comportamentale non avrebbero portato a un'unica mano. Una situazione completamente diversificata. Ecco perché in casi come questi le tracce fisiche, le prove fisiche diventano fondamentali. Avessimo usato anche i protocolli in utilizzo all'FBI, i più avanzati studi, non avremmo trovato quel collegamento di comportamento di un assassino seriale. Quindi è stata la scienza in questo caso? È stata la scienza applicata proprio alla scena del crimine a poter dare la chiave di volta di questo caso. Donato Bilancia, un lungo elenco di morte, una lista di vittime che avevano solo la colpa di trovarsi al posto sbagliato nel momento sbagliato. Vediamo come prosegue questo incubo. La Smith & Wesson di Bilancia a marzo ha già insanguinato la Liguria, da Genova a Ventimiglia. Il 24 marzo 98 sconfina in Piemonte. Ma questo viaggio costerà caro al boia. Infatti quel giorno incontra gli occhi senza sogni di Lorena, un viado che lo incastrerà con la sua testimonianza. Ci siamo accostati da una parte di fronte all'ingresso di una villa, mi sono spogliata e lui mi ha detto praticamente di iniziare a fare un rapporto orale. Vedo salire delle luci di una macchina. Quando hanno raggiunto queste due macchine dove eravamo noi, prima di che questa persona qua mi fa vestiti, mi fa vestiti subito, vestiti veloce. Sono scesi questi due uomini, ho sentito sparare a uno. Sento un fiato dietro all'orecchio che mi dice: dove credi di scappare? E in quel momento lui, avendolo trascinato un po' con me per terra, puntandomi la canna della pistola sulla testa, invece quando ho sentito che ha fatto la pistola click. Sono ritornato con la macchina, ho aperto un tamburo, ho svuotato i boccioli e ho rimesso da altri 5. Poi ancora un colpo per uno e il metronotte. E sono andato vicino per finire anche lui. Però questo qua ha avuto una reazione immediata che mi ha trovato sorpreso e mi è saltato proprio addosso. Abbiamo avuto una breve colluttazione durante la quale l'ho colpito qui sulla testa, comunque, col calcio della pistola. Poi ho preso la macchina e me ne sono andato. Il 29 marzo il killer uccide ancora una prostituta, la nigeriana Tessia Dodo. È in questa via che Donato Bilancia il 29 di marzo ha caricato Tessia Dodo e poi l'ha portata a Cogoleto dove l'ha uccisa. E di lì è iniziata la nostra competenza nelle indagini. Per le indagini è la svolta. Sulle tracce di Bilancia si lancia un gruppo di carabinieri di strada, di quelli abituati a infiltrarsi tra spacciatori e contrabbandieri. Alcuni di noi sono in grado sicuramente anche di infiltrarsi, quindi lavorare sotto copertura, altri specializzati in intercettazioni, altri specializzati in pedinamenti, quindi è un lavoro di equipe. Il primo indizio è l'auto che conduce Tessia Dodo verso la morte, un Opel bianca. Nei giorni successivi viene ritrovata a pochi metri dalla casa di Bilancia. Da quel momento ci rendiamo conto che l'assassino gioca in casa nostra. Ad aprile le indagini procedono con un ritmo da elettrocardiogramma impazzito. Il boia alza la posta e il giorno di Pasqua sale sul treno Intercity La Spezia-Venezia. A bordo incontra Elisabetta Zoppetti, professione infermiera. Allora, ho preso il treno a Genova. In uno scompartimento c'era una donna che io chiaramente non ho mai visto e conosciuto. Io ho aspettato che questa qui si recasse in bagno, io ho aperto la porta con una chiave, questa qua si è messa a urlare, io ho messo la giacca sulla testa e gli ho sparato. L'unica cosa che ho preso è il biglietto, perché avevo preso il treno così senza
senza mete. Il 14 aprile il killer uccide un'altra prostituta, Cristina Valla, macedone. Il rituale è sempre lo stesso, la fa inginocchiare e la uccide con un colpo alla nuca. Il 18 aprile Bilancia risale sul treno per fermare la vita di Maria Angela Rubino, cameriera. È il panico, la psicosi. In Liguria questa mattina studenti, lavoratori, pendolari sono tutti saliti a bordo con la paura del serial killer. A seguito di questa tensione, questa preoccupazione che c'era fra cittadinanza, il procuratore generale della Repubblica di Genova invitò le donne in particolare a non prendere il treno proprio per evitare il pericolo di essere uccise dal serial killer. La pistola dell'assassino ormai spara ogni 72 ore. L'ansia bagna le tempie degli investigatori. Il 21 aprile tocca a Giuseppe Mileto, benzinaio, in un'area di servizio vicino a Sanremo. Poi l'assassino va a giocare al casinò. Bisogna ricordare che l'omicida, nonostante ci fossero diverse indagini in corso da parte di diversi organi di polizia, continuava a uccidere. Il boia sta per cadere nella rete. Lo tradiscono i pedaggi non pagati dalla Mercedes ai caselli. L'auto è di Pino Monello. I carabinieri scoprono che da qualche mese l'ha venduta all'amico Donato Bilancia senza fare il passaggio di proprietà. Gli investigatori hanno in mano un identikit realizzato grazie al viado di Novi Ligure e lo confrontano con una foto del boia. Da quel momento noi entriamo a far parte della vita di Donato Bilancia. I pedinamenti durano una settimana e sono estenuanti. Nel caso di Bilancia, il non perdere il soggetto pedinato voleva dire evitare la morte di qualcuno. Intanto i carabinieri del RIS di Parma confrontano il DNA di Bilancia recuperato su una tazzina del caffè con quello ritrovato sul luogo dei delitti. Per Bilancia la vita da uomo libero sta finendo. La mattina sapevamo che Bilancia si recava al San Martino per effettuare dei raggi. E quindi aspettavamo l'ok dalla procura per poterlo arrestare. E sicuramente quella mattina lì era la mattina migliore per fermarlo, in quanto lui, dovendo fare dei raggi, non andava armato. L'abbiamo atteso circa 40 minuti e lì l'abbiamo bloccato. Questo incubo. Resta un ultimo dubbio. In casa dell'assassino i carabinieri hanno trovato la pistola e 4 proiettili. Per chi erano quelle ultime pallottole? La scienza, dunque, i metodi di indagine scientifica risolvono questo caso. Ce lo illustrerà il colonnello Garofano, ma lo vediamo tra qualche minuto. Storia del più feroce dei serial killer italiani. Tra poco a Giallo 1. Donato Bilancia, un lungo elenco di morte, una lista di vittime che avevano solo la colpa di trovarsi al posto sbagliato nel momento sbagliato. Allora, la svolta viene dalla scienza, dall'investigazione scientifica, dai mozziconi di sigaretta, colonnello Garofano. Anche, sì. Ci racconta un po' che cosa avete scoperto e come avete lavorato. Sicuramente il caso Bilancia è il trionfo della scienza, però per essere più corretto direi anche della scienza. Con Bilancia si realizza per la prima volta quella grandissima collaborazione estremamente fruttuosa tra gli investigatori tradizionali, noi e il pubblico ministero. Quindi tutto insieme, questo tutto è importante. Tutto insieme, devo dire che in fondo non siamo arrivati a questo successo casualmente, perché già da qualche anno noi avevamo puntato da una parte a potenziare i laboratori tanto che fossero in grado di fare analisi anche su reperti molto difficili. Noi riceveremo proprio sul caso Bilancia centinaia e centinaia di reperti estremamente difficili, come io dirò tra poco. Dall'altra però avevamo anche riformato, riaddestrato i militari dei carabinieri per un'attività in fase di sopralluogo e reportamento più accorta, cioè, più sapere completa. Come raccogliere, sapere le bestie, cosa vedere e cosa raccogliere. Ci faccio e questo vedere, tutto sommato allora fu estremamente fruttuoso. Quindi io dicevo prima che in realtà, stranamente,
la soluzione di bilancia parte dalla balistica. Perché parte dalla balistica? Lo sintetizzo velocemente, perché noi abbiamo a disposizione, casuale, perché il pubblico ministero di Savona ci affidò casualmente questi reperti che riguardavano l'omicidio della Zubkova, con i reperti che ci venivano da un'altra autorità giudiziaria, che era il dottor Canciani di Alessandria, che si interessava, era titolare dell'indagine dell'omicidio Gualillo Randò, cioè di 2 metri 9. Gli omicidi erano stati commessi nella zona, ma non sotto le stesse procure. Assolutamente per no. Per caso i reperti arrivano insieme. Assolutamente per caso i reperti arrivano insieme. Nessuno, per caso, come dice... per buona organizzazione, possiamo anche dire. Ma direi, no, in fondo noi allora... magari eravamo anche meno insomma, conosciuti. Insomma, c'era una centrale unica che esaminava reperti. Che esaminava questi reperti. Direi che il denominatore comune era il fatto che comunque entrambi i casi erano curati dall'Arma dei Carabinieri, di Savona e di Alessandria. Quindi ci arrivano questi reperti, i reperti arrivano alla fine di aprile, si è anche detto ma come mai, in fondo ci è voluto molto per scoprire bilancio. Dobbiamo considerare che in fondo la data di partenza è la fine di marzo e bilancio è stato arrestato il 6 maggio. Per cui la soluzione è avvenuta abbastanza velocemente. Il vostro intervento arriva su un arco di un mese, poco più. Un mese, direi sì, un mese in cui arriveremo a questo. Allora, che cosa scopriamo? Che appunto la pistola che ha ucciso una delle prostitute è la stessa che ha ucciso i 2 metronotte. C'è qualche cosa di atipico, di molto particolare. Prego. Sì, no, ce lo dicevo prima, quindi metto in comunicazione due mondi tra di loro diversi, che fanno pensare che... Assolutamente. E non era un'indagine facile, perché? Perché Bilancia, lei accennava in apertura a questa pistola, in realtà Bilancia compra la pistola e 50 cartucce. Queste cartucce erano cartucce in piombo nudo e si sa che il piombo nudo, quando impatta, cioè quando colpisce un bersaglio umano o comunque anche fisico, statico, si deforma. Scusi, aveva preso 50 cartucce con l'intenzione di usarle tutte? Lui aveva comprato al mercato clandestino la pistola con le cartucce. Le vittime non sapevamo essere... in ipotesi quali potessero essere le sue idee quando acquistò questa pistola. Probabilmente non aveva idea di uccidere tutte queste persone. Allora, la difficoltà che noi vivevamo è che molti di questi proiettili, che è la parte terminale, quella che va a bersaglio, erano deformati, per cui diventava difficile mettere in relazione i reperti di un caso con i reperti di un altro. Quindi facemmo degli studi di deformazione balistica per cercare di metterli tutti insieme. Scopriamo che appunto è la stessa pistola che perlomeno uccide queste persone, ma dovevamo scoprire che tipo di cartucce si trattasse. Allora mandiamo tramite internet a dei laboratori selezionati, soprattutto l'FBI, il Forensic Science Service e i produttori di armi, oltre che il laboratorio finlandese e l'Istituto di Scienze Forensi finlandese, questa immagine per capire, soprattutto nella speranza che ci dessero delle informazioni. E in realtà dopo pochi giorni, io conservo qui ancora l'email, per me è proistoria e rappresenta anche un momento importante della mia vita professionale, devo dire questa è l'email con la quale la Lapua Patria ci rispose e ci disse: questa è una cartuccia C-358, Lapua Patria, non dimenticherò più per tutto il resto della mia vita, Lapua Patria C-358, e ci dettero anche le composizioni dell'innesco, dalle quali... Quello era il bandolo della matassa? Quello è il bandolo della matassa, perché confermava l'ipotesi seriale. Perché? Perché purtroppo Bilancia, come abbiamo visto anche dalla ricostruzione, continuava a uccidere, e quindi noi avevamo una serie di casi che da un punto di vista scientifico non riuscivamo a collegarli tutti con la parte balistica, cioè con i proiettili, ma potevamo collegarli in questo senso con la parte relativa ai residui da sparo. Quindi si stava completando un puzzle che era fatto appunto, come dicevamo, di contributi scientifici tra loro differenti. Scopriremo dopo aver arrestato Bilancia addirittura che alcune impronte di pneumatico lasciate appunto a Novi Ligure in occasione dell'omicidio di Gualillo Randò appartengono e sono assolutamente e strettamente compatibili con la Mercedes in uso a Bilancia. Scopriremo, e questo è stato il risultato qui di minore importanza, ma che poi ha fatto scuola, che un frammento di plastica, come qui io indico, di pochi millimetri, apparteneva ad una Mercedes di quel tipo, perché Bilancia a Savona scappa con la Mercedes, perché evidentemente deve lasciare il luogo del reato in tutta fretta, urta uno scoglio e una piccola scaglia di questo paraurti viene lasciata, e scopriremo questo. Come al solito la differenza l'ha fatta il DNA. Perché? Perché nel mentre uscivano i risultati relativi alla balistica,
ballistica e a residuo dello sparo che ci consentivano di arrivare, così come arrivamo all'ipotesi seriale, noi cominciamo a vedere che c'era un unico profilo anche su casi tra loro differenti, e cioè l'omicidio della Zubkova, l'omicidio della Endogaye, che è la terza prostituta uccisa a Genova, e l'omicidio della Valbona, che è l'altra prostituta uccisa nel territorio di Savona. Quindi tre prostitute uccise più o meno con la stessa pistola, e più o meno è legato appunto al gioco proiettili, certo, residuo dello sparo, che però era riconducibile allo stesso profilo soggetto. A quel punto le indagini si concentrarono anche su Bilancia, perché in realtà noi facemmo confronti anche con altri soggetti, e da un punto di vista del confronto ci concentrammo soprattutto su quelli che avevano dei precedenti di violenza sessuale, di comunque di omicidi sulle prostitute. Che non c'era, aveva Bilancia di questo genere? Che era una parte dell'omicidio Bilancia. Sì, dico, ma Bilancia però non aveva precedenti di assolutamente questo genere. Assolutamente no. Però era schedato, però era precedenti penali. Assolutamente sì. E qui mi consento un'altra annotazione: se avessimo avuto la disponibilità di una banca dati, allora di DNA, che ahimè ancora manca nel nostro paese, sicuramente avremmo potuto risolvere forse il caso Bilancia ancora prima. Immaginiamoci quanti altri casi rimangono irrisolti proprio per la mancanza di una banca dati. Allora ci troviamo in questa situazione: tre profili attribuibili assolutamente allo stesso individuo in tre teatri delittuosi, desunti da che cosa? Da una cicca di sigaretta. Ma insomma, veramente pensiamo quanto una cicca di sigaretta è qualcosa veramente di casuale. Qui la bravura dei colleghi, dei carabinieri, che sul luogo del reato ebbero l'intuizione di repertarla in maniera molto particolare. Poi le altre tracce venivano da residui biologici che Bilancia lasciava più o meno nel rapporto con queste prostitute. Sappiamo che c'è un mister X da confrontare. Attraverso la tazzina, attraverso le indagini magnifiche svolte da tutti i carabinieri, ma in particolar modo dal reparto operativo di Genova, e qui mi piace ricordare il maggiore Ricciarelli, con il quale abbiamo fatto una sintesi veramente ideale, ma anche questa casuale, ci conoscevamo perché eravamo colleghi, ma che ha valso veramente poi i risultati a cui siamo arrivati. Beh, a questo punto, attraverso la tazzina del caffè, ma qui voglio svelare, il DNA venne soprattutto dalla cicca di sigaretta, perché il caffè era contaminato dalla caffeina, quindi il risultato della saliva non era assolutamente utilizzabile. La saliva che riuscimmo a, il DNA che riuscimmo a estrarre dalla saliva della cicca di sigaretta abbandonata da Bilancia in compagnia di un maresciallo che lo conosceva bene, fu confrontato il 1° maggio del 1998, e mi vengono ancora i brividi a pensarlo, e noi dal monitor dei nostri strumenti capimmo che il serial killer, o perlomeno colui al quale doveva essere chiesto il perché aveva lasciato queste tracce, poteva identificarsi con Donato Bilancia, e così rassegnammo i nostri risultati all'autorità giudiziaria e fu emesso un ordine di cattura nei confronti di Donato Bilancia. Questo è confortante. Ora a noi resta l'interrogativo pressante su chi era Donato Bilancia. Vogliamo sentirlo dalle parole di chi lo ha conosciuto molto bene, ma lo sentiamo tra pochi minuti. I misteri ancora senza risposta del caso Bilancia. Tra poco a Giallo 1. Per continuare a parlare di Donato Bilancia ci hanno raggiunto in studio altri ospiti. Giacomo Mongodi, innanzitutto docente di psicologia clinica e criminologia all'Università di Pavia, autore insieme ad altri della perizia di ufficio su Bilancia. Accanto a lui Enzo Solarino, che è amico di Bilancia, è stato amico di Bilancia, è un bookmaker, un giocatore, un profondo conoscitore di questo mondo sotterraneo genovese, ma è stato anche amico di due delle vittime di Bilancia. E infine Ilaria Cavo, giornalista, che ha una storia molto particolare da raccontare su Donato Bilancia e sul tipo di, come dire, di frequentazione, di conoscenza che è riuscita a stabilire con lui dopo il suo arresto. Prima di sentire però la loro storia e il loro contributo, volevo chiederti, Massimo, se Donato Bilancia è in qualche modo sì un serial killer, ma con delle caratteristiche particolari. Ma diciamo che nei tentativi di classificare i serial killer c'è chi parla di serial killer missionari, cioè che uccidono per una missione, i visionari, cioè gli allucinati, oppure quelli che uccidono per l'amore del potere e del controllo sulle vittime, l'ultima per il proprio piacere. Donato Bilancia è un serial killer atipico, non rientra in nessuna di queste categorie. Poi vanta un tristissimo primato per l'Italia: è il serial killer che al mondo ha ucciso il maggior numero di vittime nel più breve lasso di tempo, 17 vittime in 7-8 mesi. Ma allora perché uccideva Donato Bilancia? Uccideva probabilmente per un mix, probabilmente il dottor Mongodi, che ha fatto la perizia, ci potrà aiutare in questa cosa. Certamente dietro c'era la rabbia, c'erano tutti una serie di sentimenti di insicurezza covati a lungo, che probabilmente risalgono all'infanzia, forse non sufficienti a dirci che
che quest'uomo non era capace e responsabile, ma sicuramente che gli hanno armato la mano. Vediamo allora in questo profilo psicologico chi era Donato Bilancia. Se Walter mi avesse suonato, gli avrei aperto, sì, sicuramente gli avrei aperto. Io metterei la mano sul fuoco, che se non avessi letto veramente com'era la verità, eccetera, non poteva essere uno serie killer. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, nessuno. Per chi l'ha conosciuto, Donato Bilancia resta un mistero, un rebus indecifrabile. Simpatico, galante, generoso, nascondeva una doppia personalità che affiorava di rado. Piccoli squarci, ferite che permettevano di affacciarsi sull'abisso. Non lo sa nessuno, la prima volta che gli ho fatto la tessera mi ha dato un nome fasullo, addirittura Carini Walter. E il suo cambiamento di modi si rifletteva nel modo di vestirsi. E quando era in maglietta e jeans era molto spiritoso, insomma un tipo di persona. Quando invece era vestito tutto elegante, adoperava proprio anche un altro linguaggio, modo di parlare. Walter era innamorato del mito ladro gentiluomo e fiero di essere uno scassinatore vellutato, un biscazziere che bruciava al tavolo verde centinaia di milioni. Non è che usasse il gioco l'intelligenza, usava il rischio. Ma dopo aver vinto ricompariva Donato e umiliava chi aveva battuto. Questi due giocano, poi alla fine Walter ha vinto. A mo' di sfotò verso questo personaggio, che era uno che contava qualcosa, ha preso questi soldi qui, li ha sparsi tutti sul biliardo. Viene fuori la presunzione del giocatore d'azzardo. Io sono Walter e io posso permettermi di fare questo. Walter era generoso e lo sapevano tutti. Voleva essere amato e per questo era anche disposto a pagare. Io ho una serie di persone che io chiamo i vecchietti, perché sono le persone rimaste dei soci fondatori e che hanno oltre gli 80 anni e si bevono il bianchino, no? Tutte le mattine Bilancia gli offriva questo bianchino. Anche nel rapporto con le donne ogni tanto Walter, il gentiluomo, si alternava a Donato. A me è sempre dato l'impressione così, che avesse poca considerazione del genere femminile, normalmente, ecco, così. Si sentiva superiore, ecco, questo sicuramente. Ma Walter sapeva essere galante. Premurosissimo, cioè proprio servire il vino, offrire la sigaretta, molto premuroso, cosa vuoi mangiare. E amava contornarsi di signore rispettabili. Persone che ricordo che venivano con lui, sì, so che c'era una ragazza che mi pare che facesse l'avvocato, donne non, piuttosto che no, di una cultura superiore, ecco, piuttosto intelligenti, piuttosto che stavano bene in qualsiasi ambiente, ecco. Una persona piacevole, un affabulatore. Si parlava di tutto, si parlava di politica, si parlava di quello che succedeva in giro, di attori, soprattutto di attori, di cinema. A un certo punto Walter ridiventa Donato e trasforma il suo amore per il cinema in qualcosa di malato, deviato. Diventa regista e protagonista di un film pulp drammaticamente realistico. Stava facendosi regista di un proprio film in cui agiva un serial killer che aumentava sempre di gravità. Direi che quasi delitti di ordine sessuali, diciamo così, che sono quelli di ultimi, no? Quelli che sono avvenuti in treno, di ragazze prese nei gabinetti dei treni, insomma. Io credo che siano stati fatti quasi per completare l'opera, perché a un certo punto era necessario per la sua sceneggiatura, no? Era un, come dire, a suo modo un bravo regista di un serial killer. Chi gli sta vicino intuisce che in Walter c'è un lato oscuro, qualcosa di non risolto, di non detto, come il suicidio del fratello con in braccio il nipotino avvenuto nell'87. Io avevo saputo il fatto di suo fratello senza che lui me l'avesse mai detto. Poi purtroppo anche a me è mancata una sorella e lì lui si era un attimino più aperto. Io non lo so che qual è la condizione più terribile, se quella sua o quella del fratello, perché buttarsi sotto un treno col bambino in braccio è qualcosa che certamente, diciamo, sul piano emotivo è altrettanto rilevante, anche se sul piano diciamo giuridico, criminale, è certamente un'altra cosa, e anche sul piano psichiatrico, ma l'origine è la stessa. C'è questo nucleo
come dire, che possiamo definire il nucleo antico di vendetta. Chissà se è quell'antica ferita ad armare la mano di Bilancia. Questo gli psichiatri non dicono. Di certo Walter il ladro, Walter il giocatore, Walter il gentiluomo, alla fine del 97 compra una pistola e diventa Donato l'assassino, che uccide per 17 volte, ma non lo fa per follia. Al di là della valutazione psichiatrica, che è complessa, la risposta al giudice doveva essere questa. Questa persona era capace di intendere e verso di lui si doveva procedere con un processo come per una persona normale. Vedremo allora questi aspetti psichiatrici e psichici di Donato Bilancia, ma prima di tutto io volevo chiedere al signor Solarino, che l'ha conosciuto, l'ha frequentato, tra l'altro che conosceva anche due delle vittime di Bilancia, sì. Che tipo di rapporto aveva Bilancia con queste persone che poi ha ucciso? Era molto amico, tant'è vero che qualche volta uscivano insieme, andavano a cena assieme. Avevano dei rapporti così anche d'affari, penso. Stiamo parlando di Maurizio Parenti e Carla, esatto, Scotto. Maurizio Parenti e la Carla, sì. Oltretutto lui era molto simpatico, cioè la Carla le piaceva, ecco. Io penso questo, che se la Carla non si svegliasse, per esempio, se stava lì ancora a dormire, sarebbe ancora qui fra di noi. Ilaria Cavo voleva dire una cosa su questo. No, volevo aggiungere un piccolo particolare per concordare con quanto stava dicendo il signore, cioè la figura di Carla Scotto credo che ancora oggi stia ossessionando, se così si può dire, Donato Bilancia, nel senso che quando io l'ho incontrato poi in carcere, e l'ha incontrato in carcere dopo l'arresto, naturalmente. Sì, l'ho incontrato 5 volte negli anni dopo l'arresto, fino a poi arrivare a farmi un'intervista vera e propria. E nel primo incontro proprio lui, diciamo, si è aperto, ha ripercorso quelli che erano stati gli omicidi, e quello che non riesce ad accettare, forse l'unico omicidio che lui veramente non riesce ad accettare, è quello di Carla Scotto. L'ho visto piangere raccontando quell'omicidio. E un altro particolare ancora, che non è l'omicidio di Elisabetta Zoppetti, perché questa donna aveva un figlio, e quindi il fatto del figlio collegato anche al dramma del fratello che si è gettato sotto un treno probabilmente se lo sta portando ancora dietro, e forse su questo ci può aiutare, sì, il professor. E adesso glielo chiederò. Lei ha condotto la perizia psichiatrica, naturalmente la perizia era finalizzata ad altro, era a vedere se fosse o no capace di intendere di volere, ma ci aiuti a fare un passo indietro, cioè questi elementi di forte esibizione di sé in Bilancia, da dove derivavano? Derivavano da un suo bisogno personale di affermazione, e come tratti di personalità non si configuravano come disturbi, ma semplicemente dei tratti di personalità che non erano per noi significativi ai fini della valutazione dell'impatibilità. Bilancia aveva una storia tormentata come bambino, ragazzino, come adolescente. Certo, non è stata una... Frustrazioni anche di carattere sessuale. Certo. Questi elementi hanno inciso nel cercare... Possono aver inciso, sì, sulla questa sua manifestazione. E possono aver inciso anche nel suo rapporto da adulto con le donne? Può essere, certo. Nel modo di cercarsele, evidentemente, come dire, come vittime in qualche modo privilegiate. Certo, è possibile. Ecco, ma in questa catena di morte ininterrotta si salva una delle sue vittime predestinate. Cos'è, uno spiraglio di pietà, un barlume di umanità? Non è la prima volta che succede, c'è un altro serial killer, mi pare che sia Marco Bergamo, nel passato, aver risparmiato una delle vittime, proprio perché questa vittima ha l'intuizione, o forse la fortuna, di rivelare di non essere sola, di avere un figlio, quindi in realtà introduce un elemento di pietà, uno spiraglio probabilmente legato a quello che abbiamo sentito, cioè un atto bilancio è molto legato a questo ricordo del fratello che si suicidò con un bimbo in braccio. E volevo però fare un passo indietro, stavamo parlando di qualcosa che si chiama in realtà criminal profiling, cioè la possibilità, sì, di fare un identikit psicologico soltanto sulla base degli elementi di una scena del delitto. In questo caso era letteralmente impossibile fare un profilo psicologico, proprio perché le vittime sono di età diversa, uomini, donne, come diceva giustamente il colonnello Garofano, solo alla fine si assiste a una vittima un po' più delineata come caratteristiche in una sorta di accelerazione. Altra cosa, i serial killer possono restare in letargo per moltissimi anni, cioè quello che noi vediamo è una persona che ha avuto frustrazioni, traumi, rabbie, rancori, e a un certo punto della sua vita c'è un evento che abbiamo visto potrebbe essere la presa in giro che lui ha subito nel corso del gioco di azzardo. Ecco, questo elemento riporta tutti i fallimenti precedenti ed è il momento in cui la persona passa all'atto. L'elemento in sé non deve essere grave.
una banale presa in giro, ma riporta alla luce tutti i traumi che la persona ha subito nel passato. Ecco, signor Solarino, lei ha conosciuto Bilancia prima e dopo, diciamo così, la sua carriera di serial killer? Diciamo prima, dopo poco, perché poi non lo vedevo più. Però durante, io non sapevo certamente che fosse un killer, sono successe delle cose addirittura assurde, cose comiche. Prima di tutto Bilancia era uno con un cuore così, lo ripeto ancora, perché andava al night, non è vero che era odiava le donne, c'erano due o tre bariste di alcuni night di Genova che quando lo vedevano lo abbracciavano, lo innalzavano. Hanno detto che si sentiva superiore, che nello stesso tempo era galante. C'erano delle donne proprio che gli volevano bene, cioè quando arrivava lui era una festa e lui ricambiava, certamente, salvava addirittura qualche night dalle spese qualche sera, però si dimostrava, cioè, offriva tutte, salvava certe serate, era grande. Io sapevo di questo perché vendevo degli abiti alle ragazze da night, abiti da spettacolo. E ogni tanto lo vedevo, l'accoglienza che gli facevano. Walter, sei arrivato finalmente, sei in ritardo. Anche fuori Genova, in un night di campagna addirittura, una ragazza mi dice, io ti conosco, vieni Walter. Dico, perché dovrebbe venire Walter? Perché è più famoso in Genova che salva le serate ai night. Era un tipo, come posso dire, comico anche delle volte. Col telefono faceva delle cose pazzesche. Cioè, quando ha avuto il primo telefono, che a quei tempi erano, io ne avevo uno grosso così. Il primo telefono cellulare. Aveva cambiato addirittura il linguaggio, usava un linguaggio coltissimo, non sembrava nemmeno Walter, sembrava un altro. Parlava con dei fornitori, attenzione, guardi bene, si guardi bene nella misura in cui, nella fattispecie. Gli altri che lo guardavano dicono, ma cosa è successo a Walter? Cosa ho studiato stanotte? Cioè il telefono lo portò al punto da cambiare anche il linguaggio. Si lo diceva anche un'altra delle nostre testimoni, diceva, secondo certo, dell'abbigliamento. Voleva farsi vedere comunque che voleva farsi valere, voleva innalzarsi in qualche maniera, lo cercava in tutte le maniere. Io lo chiedo al signor Solarino se ci ha mai giocato insieme con Donato Bilancia. E me le guardavo bene. Perché? Perché c'era un gioco particolare che si chiama Concincina, dove si contano i punti, si buttano giù tutto, è una cosa svertissima, velocissima, era imbattibile. Lui contava i punti in una maniera che prima io calassi la carta già me la contava. Anche se giocavo per scherzo, non potevo giocare con lui, né a soldi né a bibite. Era troppo veloce. Tu, 51 conto prima, zazan. E diceva sempre lui. Basta, me ne sono tolto da ogni cosa. Però c'era una cosa che mi faceva ridere. Imitava benissimo Tina Pica. Lui aveva la voce della Tina Pica, la imitava spesse volte. Grande attrice del passato, questo lo dico per i telespettatori più Giuseppe giovani. Maria, proprio, lui si vantava di questo qua. Era proprio un comico. Che ancora oggi non riesco a capire com'è possibile, non mi viene. Mi sembra un sogno, un particolare. Io non l'ho visto e non l'ho sentito, però me l'hanno raccontato, questo è proprio da ridere. Vicino al circolo del Genova c'è un ristorante brasiliano. Il proprietario di questo ristorante era anche lui un buon tempone. Apre il giornale e c'è, come si chiama, il disegno del killer, no? L'identikit. L'identikit. Allora, per scherzo, solo per scherzo, che c'era Walter, lui gli dice, ma guarda un po' Walter, questo ti somiglia, ma quello l'ha detto per scherzo, perché l'identikit era tutto diverso da quello che era. Lui si è un po', ho visto che è cambiato un po' la situazione, cioè non ho visto, me l'hanno raccontato, hanno visto che, e dice con certo momento, ha detto, se io avessi questo davanti lo strozzerei. Ecco, questo qui non so da che cosa può nascere, da che cosa fa parte, dal difendersi forse, con tutto ciò, niente. Si è alterato, insomma. Dottor Mongodi, io le chiedo, a questo punto, questa personalità l'abbiamo un poco tratteggiata, sicuramente complessa, sicuramente con almeno due facce, l'una gradevolissima e accattivante, l'altra orribile, ma quest'uomo è capace di intendere di volere, era capace di intendere di volere. Certo, il nostro giudizio finale fu appunto che Donato Bilancia era capace di intendere di volere quando compiva gli atti per cui è stato processato. Quindi la sua responsabilità in tutto quello che ha fatto era certo piena. Ma questo caso è definitivamente chiuso? Dobbiamo aspettare qualche minuto per rispondere a questa domanda. La psicosi dei treni e la fine dell'incubo. Tra poco a Giallo 1. Donato Bilancia, questa figura grottesca dalla doppia personalità, l'una amabile, l'altra terribile, ha comunque confessato 17 omicidi ed ora sta scontando in carcere una condanna definitiva a 13 ergastoli e 28 anni di reclusione. Ma sembra avere ancora qualcosa da raccontare.
Al nono piano della Procura di Genova c'è un fascicolo aperto contro ignoti. Un faldone rosa senza nomi. Dentro le carte con gli ultimi misteri del caso Bilancia. Il 23 aprile il re dei serial killer ha lasciato il carcere di Padova per essere trasferito in gran segreto al Forte San Giuliano di Genova, sede dei Carabinieri. Qui lo attendeva il pubblico ministero Enrico Zucca, che gli ha domandato per l'ennesima volta se avesse deciso, finalmente, di rivelare il nome del tanto annunciato complice. Io le assicuro che non sono stato sempre io a sparare. E di questo, come le ho detto, le ripeto, ho le prove incontrovertibili che fortunatamente sono solo in mio possesso. Lui non ha aggiunto nulla di nuovo, ma ha ottenuto il risultato che cercava, rimanere al centro dell'attenzione, non essere dimenticato. E diventa, diciamo, come dire, un omicida, insomma, sgradevole e banale se l'acqua ristagna. Quindi se l'acqua si muove, allora è diverso, perché lì si può, come dire, scrivere appunto una ulteriore sceneggiatura, il complice, l'altra persona, il mandante, no? Volendo, diciamo, l'organizzazione criminale, sarebbe una cosa tutta nuova e tutta diversa. Per questo Bilancia, dopo la sentenza definitiva, ha messo a punto una strategia non certo raffinata ma efficace. Per salvarsi dall'oblio, ha cercato di manipolare avvocati, mezzi di informazione e parenti delle vittime. Un uomo sgradevole, un uomo abbastanza, come dire, supponente, tendente a manipolare, a cambiare le carte in tavola. Per riscrivere la sua verità, Bilancia si prepara bene e decide di partire dal delitto parenti scotto, quello su cui l'accusa e i familiari non si sono trovati del tutto d'accordo. E in questa fessura Bilancia prova a insinuarsi. Parte così la nuova sfida del serial killer. Una sfida che inizia inviando alcune lettere ai legali della famiglia parenti, dove dice: cari avvocati, non avevate visto sbagliato. Quindi elenca quali siano le prove inconfutabili, incontrovertibili. Sulle manette, sulla pistola, nel vano portaoggetti della Mercedes ci sono le impronte del complice. Sul poggiatesta dell'auto ci sono i suoi capelli. Sul lenzuolo del letto dove ha ucciso parenti e Scotto ci sono le impronte dei piedi. Infine, sui tabulati del telefono di Bilancia ci sono le chiamate dell'altro assassino. Peccato che tutto sia già passato mille volte sotto i microscopi del RIS dei Carabinieri, senza confermare l'ipotesi del complice. Visto che gli inquirenti non gli credono, Bilancia se la prende con gli avvocati, colpevoli di non riuscire a dimostrare la sua pazzia, e inizia a difendersi da solo. Ha dovuto cambiare parecchi avvocati proprio per il modo come li trattava, come si relazionava. Poi, per scrivere la nuova sceneggiatura, decide di utilizzare giornali e TV, come dimostrano le intercettazioni ambientali in carcere. Ormai si sente una star, gongola quando diventa un personaggio da fiction televisiva. Ma quando l'attenzione cala, Bilancia si deprime, si aggrappa alle sue presunte rivelazioni. Io dirò quello che ho detto a lei soltanto in aula quando lei sarà presente con la telecamera e con i microfoni e ci saranno 3.000 testimoni, 300.000, 3 milioni di testimoni che sentiranno quello che io ho da dire. Però quel nome forse non lo farà mai. Come non dirà chi gli ha venduto la pistola con cui ha ucciso 17 persone. Ilaria Cavo, questa questione del complice esce per la prima volta nel corso di un'intervista che è quell'intervista della quale ci parlava poco prima lei, rilasciata a lei in esclusiva per Porta a Porta. Sì, era un'intervista preciso molto ampia in cui si parlava di Bilancia a tutto campo ovviamente. In quell'intervista ha detto anche queste frasi che poi sento qui trasmesse: non sono sempre stato io a uccidere, non sono sempre stato io a sparare, prima dice uccidere poi sparare, riferendosi soprattutto agli omicidi genovesi. Da qui trasmessa l'intervista, la procura dopo un annetto si è mossa e poi abbiamo sentito ci sono stati interrogatori. Bilancia, da quel che risulta, appunto, ha avuto più volte modo di fare il nome dell'eventuale complice o complici. In realtà il nome non è stato fatto, lui aveva detto non lo farò ai magistrati liguri, non so se per questo, sinceramente passati 2 anni penso che anch'io, che insomma lì per lì ho recepito questa parte di suo messaggio, penso che questo nome debba uscire. E questo complice non è uscito, mi verrebbe da dire che questo
può serenamente essere un bel bluff di un grande giocatore. Io le chiedo, colonnello Garofano, se voi avete trovato riscontri a queste dichiarazioni di Donato Bilancia fino ad oggi. Assolutamente no, peraltro mi sembra che proprio le modalità operative di Bilancia ripercorrono l'atteggiamento del giocatore, la lucidità, la sfida che cresce anche, che noi ritroviamo negli ultimi omicidi, la sfida verso la polizia, le autorità, eccetera. Assolutamente, io per abitudine professionale non escludo mai nulla, però posso dire che le migliaia di analisi che noi abbiamo fatto su tutti i reperti, analisi diversificate, cioè impronte digitali, DNA eccetera, non hanno portato a nulla di diverso che non Donato Bilancia. E poi, ma insomma, se è già difficile trovare un movente in Donato Bilancia, se non la rabbia ed altro, dov'è il movente di questo Mister X che insieme a Bilancia uccideva per quale motivo? Certo, perché se erano in due, il motivo era una... essere allora la rapina veramente, piuttosto che una vendetta, ma di tipo diverso da quella personale. Ma mi sembra che c'è stato proprio un percorso, direi evolutivo, ma involutivo, nell'uccisione e nella scelta delle vittime, per cui mi sembra davvero scomodo un'altra persona in una scena del reato nella quale, soprattutto nei primi omicidi, avrebbe lasciato delle tracce che noi non abbiamo ritrovato. Ecco, posso chiedere una cosa proprio per curiosità, certo, mia, e non minimamente, non per sposare ovviamente la tesi di Bilancia, ma non si è trovata perché non c'è o perché non si è più potuta trovare? Cioè, lui ha detto, ad esempio, ha dato degli indizi, le impronte sulle manette, non sono state rilevate, quelle impronte si sono perse per sempre al momento dell'omicidio, quindi forse ad avere quelle impronte qualche cosa si poteva trovare. Cioè, è un gioco difficile questo. Sai, sì, sicuramente. Poi non dimentichiamoci che siamo nel 1998, cioè 5 anni fa. Diciamo che un po' di tracce possono essere andate perse. Non dimentichiamo neanche però che proprio in quel periodo vi sono stati consegnati moltissimi di quei reperti. Moltissime, dico. E quindi quelle manette sono... però no. Queste manette, sì, vabbè, no. Ilaria, le manette nell'ambito di migliaia di reperti, io credo che siano ininfluenti, anche perché le impronte le abbiamo cercate, il DNA, noi non è che abbiamo cercato il DNA di Bilancia, ho detto prima, noi abbiamo trovato un DNA che era sempre lo stesso e che per noi non aveva un nome, che poi corrispondeva con Donato Bilancia, per cui le nostre indagini partono sempre in maniera a 360 gradi, in maniera assolutamente asettica. Quindi lei sostiene neutra, che ad arte adesso lui ha dato 6 indizi nelle lettere, anche nell'interrogatorio che ha fatto col pubblico ministero, gli ha dati 6, dice andate a cercare sul poggiatesta della macchina, sulle manette, ma tutto ad arte per andare a cercare dove non si può più trovare tutti niente. Tutti i posti, però, volendo, che se ci ragioniamo un po' mi sembrano un po' banali, anche no, generici. Diciamo, no? Che volendo, per mantenere in piedi la tesi del bluff del giocatore, sono tutti luoghi sui quali non è possibile ripetere l'esame. Cioè, sarebbero anche ben pensati se questa fosse l'intenzione di Donato Bilancia, cioè quella di tener viva e desta l'attenzione su di sé. Massimo, la storia sembrerebbe serenamente conclusa o non conclusa? Allora, un'ultima parola sul profilo di personalità. È stato giudicato capace e affetto da un disturbo di personalità istrionico e narcisistico. Comunque i temi sono questi, insomma. E sono termini comprensibili da tutti. Il narcisismo, cioè mettersi al centro dell'attenzione, l'istrione è colui il quale recita, mette ama. Mette in scena. E direi che la tesi del dottor Rossi, del professor Rossi, su questa figura di Bilancia che sceneggia se stesso, deve alzare il tiro, mi convince parecchio. Teniamo conto che Donato Bilancia è stato condannato a 13 ergastoli, con una modalità abbastanza particolare, cioè evidentemente non gli è stato riconosciuto la continuità tra un delitto, non una serie, ma eventi singoli. Questo ha un significato, una ricaduta importante. Significa che Donato Bilancia non potrà avere accesso a quelle misure alternative, non potrà andare in semilibertà. Una persona costretta a 13 ergastoli può essere anche che per tirare a sera cerchi di inventare tutte le modalità possibili per mantenersi in vita e per rilanciare la posta. Trovo che l'idea di un altro complice non sia impossibile, ma altamente improbabile. Grazie Massimo e grazie anche a tutti i nostri ospiti. Per una volta, sia pure nella tragicità estrema di questa storia, è confortante sapere che su un killer di questa portata sia stata scritta finalmente la parola fine. 16 omicidi, 17 anni di delitti, 30 anni di indagini. Il mostro di Firenze, una lunga scia di sangue che ha tenuto l'Italia intera con il fiato sospeso. Tra poco a Giallo 1. Occhio ragazzi, pericolo aggressioni, non appartatevi. Siamo negli anni 80, questo è il testo dei volantini che tappezzano tutta la città di Firenze.
Dal 1968 qualcuno colpisce nella notte coppiette di giovani che si appartano per cercare un poco di intimità nei dintorni di Firenze. Sempre omicidi intorno alla mezzanotte, quasi sempre nella notte tra sabato e domenica, sempre notti senza luna. Quello del mostro di Firenze è senza alcun dubbio uno dei più intricati misteri d'Italia, un mistero sul quale è stato detto e scritto moltissimo. Ma le telecamere di Giallo 1 sono riusciti a raccogliere una deposizione, una testimonianza esclusiva. Vediamo questa storia dal principio. L'esclamazione fu: ma caspita, queste sono lesioni, qualcosa del genere, ma venni zittito. Adesso non posso dire da chi, comunque. Non ero certo io quello che aveva voce in capitolo per affermare un qualcosa al momento. Dopo 20 anni, Aurelio Piga, carabiniere abituato a combattere contro terroristi e criminali di ogni risma, torna sul luogo di una vicenda che non lo ha mai più abbandonato. Il 13 ottobre 1985 fu messo a tacere dal suo superiore e fu offeso il suo coraggio. Ora Aurelio Piga è uno dei pilastri di una nuova inchiesta sul mostro di Firenze. Quell'inchiesta condotta da un magistrato coraggioso che da 4 anni sta mettendo sottosopra l'aristocrazia perugina. E non solo. Per uno dei casi di cronaca nera che più hanno spaventato e colpito gli italiani. La prima volta che la famigerata calibro 22 uccide è il 22 agosto 1968. A Castelletti di Signa muoiono, nella loro Giulietta bianca, Barbara Locci, 32 anni, e Antoniolo Bianco, 29. Viene arrestato Stefano Mele. 14 settembre 1974. A Borgo San Lorenzo, Stefania Pettini, Pasquale Gentilcore vengono uccisi nella 127 blu. Stefania viene sfigurata con 96 coltellate e un tralcio di vite. Giugno 1981, Scandicci. Uccidono Carmela Dinuccio, 21 anni, e Giovanni Foggi, 30 anni. Per la prima volta alla vittima asportano il pube. 22 ottobre 1981. A Calenzano vengono assassinati Susanna Cambi, 24 anni, e Stefano Baldi, 26. Giugno 1982. Antonella Migliorini, 19 anni, e Paolo Mainardi, 22, vengono sorpresi e ammazzati a Montespertoli. È incubo mostro. Settembre 1983. Uccisi a Giogoli Horst Mayer, 24 anni, e Uwe Rusch Sens, 24 anni. Luglio 1984. A Vicchio cadono nella sanguinosa rete dei mostri Pia Rontini, 18 anni, e Claudio Stefanacci, 22. Settembre 1985. L'ultimo delitto, quello degli scopeti. Muoiono, circondati da simboli esoterici, Jean-Michel Kraveichvili, 25 anni, e Nadine Moriot, 36. Parossistica e lineare la sequenza delle morti. Complicata e piena di colpi di scena la vicenda giudiziaria, che comincia a chiarirsi il 16 gennaio 1993 con l'arresto di Pietro Pacciani, accusato di essere il mostro di Firenze. L'Italia si spacca tra innocentisti e colpevolisti, ma chi lo ha conosciuto ha pochi dubbi. Pacciani, che abbiamo conosciuto al processo, non è il personaggio che tutto il paese ha conosciuto al suo tempo. È un uomo molto prepotente, un uomo terribile in famiglia, un padre padrone. Anche sul lavoro, quelli che lavoravano con lui, gli altri operai, erano molto preoccupati di mettersi a discutere con lui. Il 1 novembre 1994 Pacciani viene condannato all'ergastolo per gli 8 duplici omicidi.
febbraio 1996, arrestato a San Casciano Mario Vanni. Il giorno dopo Pacciani è assolto da ogni accusa in appello dalla Corte d'Assise d'Appello. 12 dicembre 1996, la Cassazione annulla la sentenza d'appello che ha assolto Pacciani. 2 gennaio 1997, Giancarlo Lotti, il compagno di merende, chiamato Katanga, collaboratore di giustizia, si autoaccusa di omicidio. 22 febbraio 1998, Pacciani viene trovato morto a casa sua. Doveva essere interrogato da Michele Giuttari, capo della squadra mobile di Firenze, sui mandanti del mostro. 24 marzo 1998, la Corte d'Assise di Firenze condanna per gli ultimi 5 duplici omicidi all'ergastolo Mario Vanni e a 30 anni Giancarlo Lotti. Assolto totalmente un altro personaggio, Giovanni Faggi. Il 26 settembre 2000 la Cassazione conferma l'ergastolo a Vanni e riduce a 26 anni la pena a Lotti. Quando iniziò questo processo io dissi al dottor Canessa che sentivo profumo di giustizia. Questa volta è fatto. Per ora. Nel 2001 altri 2 fascicoli, quello sulla morte di Pacciani, ipotesi omicidio, e quello a Perugia sulla misteriosa morte del dottor Francesco Narducci, medico e rampollo dell'alta società Umbra. Era lui uno dei mostri? Era lui uno di quelli che pagava per far uccidere le coppiette? Che cosa potrebbe raccontare ancora su queste 2 morti l'ultimo compagno di merende, Mario Vanni, il postino di San Casciano? Una storia estremamente intricata dunque. Ne parliamo questa sera tra gli altri con il dottor Michele Giuttari, che è autore con Carlo Lucarelli di un libro, Compagni di Sangue, che appunto racconta la storia dei delitti del mostro di Firenze. Dal 1995 al 2003 il dottor Giuttari è stato capo della squadra mobile di Firenze, quindi incaricato di queste complicatissime indagini. Quando è arrivato a Firenze, dottor Giuttari, che tipo di situazione ha trovato? Dunque io voglio premettere di trovarmi qui nella veste di scrittore e in particolare del libro cui ha fatto lei riferimento, scritto nel 98 insieme a Carlo Lucarelli. Sono stato il capo della mob di Firenze dal 95 al 2003 e il primo incarico che ricevetti dall'allora procuratore della Repubblica Vigna fu proprio quello di rileggere tutti gli atti del processo a carico di Pacciani e più in generale dell'inchiesta Mostro di Firenze. Quando e come è arrivato a Pacciani e ai suoi complici, i cosiddetti famosi compagni di merende? Personalmente non mi sono interessato della posizione di Pietro Pacciani. Mi sono invece interessato, come capo della squadra mobile di Firenze, dei complici di Pacciani. È stato il primo incarico che ricevetti dall'allora procuratore della Repubblica Vigna, una volta insediatomi nelle funzioni di capo della squadra mobile di Firenze nell'ottobre del 1995. Un incarico che era rivolto sostanzialmente a verificare un passaggio della sentenza di condanna a carico di Pacciani. Che, quale passaggio? Lo sto spiegando, che prevedeva questo passaggio della sentenza la possibile presenza di uno o più complici di Pacciani, quantomeno negli ultimi 2 duplici omicidi. Professor Francesco Bruno, che è con noi questa sera per aiutarci a raccontare questa storia, docente di criminologia alla Sapienza, Università di Roma, lei ha conosciuto Pietro Pacciani? Sì, l'ho conosciuto in quanto sono stato suo consulente di parte nel primo processo e anche nel processo d'appello. Ecco, che idea si è fatta lei del rapporto tra Pacciani e i suoi cosiddetti compagni di merende? Che tipo di gruppo era? Nulla, perché non esiste per me. Non esiste nulla di tutto questo. Per me Pacciani
era ed è innocente, è morto da tale perché è stato giudicato da una corte d'appello assolutamente innocente. La corte di Cassazione non ha annullato la sentenza, ma l'ha semplicemente rimandata per sentire i nuovi testimoni che il dottor Giuttari aveva catturato. Ecco, allora qua c'è bisogno di qualcuno che ci aiuti a tirare le fila, questa volta da narratore. Abbiamo con noi anche Marco Gregoretti, giornalista di News Oggi. Sin da allora una delle persone che più da vicino ha seguito lo svolgersi di tutti questi fatti, l'ha raccontati. Anche lei ha conosciuto Pietro Pacciani? Sì, l'unica volta che ho provato a parlargli da vicino mi ha detto vai via perché prendo la pistola e ti tiro. Questo è stato quindi una personalità straordinariamente aggressiva, questo senz'altro. Li riteneva autori di tutto quello che gli era capitato nella vita. Quindi i giornalisti per lui erano il male assoluto. Lei però avrà scavato anche nella sua vita privata, le cose che abbiamo letto insomma sulla stampa in questi anni prescindevano dalla stampa, violento in famiglia, con moglie. Ricordo che una delle sue figlie festeggiò quando lui fu arrestato. Un soggetto con delle tratti caratteriali estremamente negativi, riconosciuti come tali, che però da soli, questi tratti caratteriali non fanno di lui il colpevole del delitto per il quale è processato. E in questo caso una vicenda processuale estremamente contorta e complessa. Complessa e contorta anche la biografia di Pacciani e la sua conclusione, la morte di Pacciani. In un primo tempo considerata per cause naturali, poi si apre un'inchiesta. Un fascicolo viene presentato alla procura. Sì, perché si ipotizza che gli sia stato, come dire, somministrato un farmaco che gli avrebbe provocato, credo, un infarto, però questo forse lo sanno meglio di me gli investigatori. Sicuramente è stata una morte a orologeria, diciamo. Ecco. Poco prima di essere interrogato da lei, dottor Giuttari. Qualche mese prima che si celebrasse il nuovo giudizio d'appello a suo carico, perché io devo contraddire in parte quello che ha detto il professor Bruno, la Cassazione il 12 dicembre 96 ha annullato l'assoluzione a carico di Pacciani. Rinvio di nuovo alla Corte d'Assise d'Appello perché venga rifatto il giudizio, perché i giudici che l'avevano assolto non avevano interrogato, non avevano riaperto il dibattimento e non avevano interrogato dei nuovi testimoni. Lei lo avrebbe rinterrogato Pacciani? Ma a me sarebbe piaciuto. Che cosa interrogare. Gli avrebbe chiesto? No, Pacciani è morto io direi di lasciarlo, cioè non è bello almeno da parte mia parlare delle persone morte che peraltro non si possono più difendere. Ecco, quindi preferisco... Lei capisce però che invece per noi è estremamente rilevante capire in che direzione sarebbe stato attenzione. Interessante perché per un investigatore da un interrogatorio capisce tanto. Che cosa non le era chiaro specialmente di quella vicenda? Il suo ruolo effettivo. Non sapeva che c'erano altre persone chi erano? No, io non mi ero fatto l'idea che lui fosse il mostro di Firenze, assolutamente no, ma che fosse implicato nella vicenda senz'altro. Nel libro, permetto di interrompere, dottor Giuttari, nel libro Compagni di Sangue ci sono dei riscontri molto precisi che attengono ai pagamenti di Pacciani da parte di un misterioso personaggio e sono soldi che lui riceveva in parte il giorno prima, in parte il giorno dopo più o meno del delitto. Proprio, e questo è raccontato nel libro che su questo punto dei pagamenti dobbiamo tornare tra poco perché poi sui mandanti dobbiamo anche concentrare la nostra attenzione. Lo sforzo di rimanere attaccati ai dati oggettivi in questo caso per noi è imperativo. Restano molti punti però che proprio da questo punto di vista ci aprono nuovi interrogativi perché questi omicidi sono accompagnati da elementi oggettivi, tralci di vite, scissioni, segnali di carattere rituale che fanno pensare ad una pista esoterica. Anche di questo dobbiamo parlare e dobbiamo aspettare che sia terminata la pubblicità. L'ultimo delitto del mostro. Tra poco a Giallo 1. È la notte fra sabato 7 e domenica 8 settembre 1985. Siamo intorno alla mezzanotte. Una notte senza luna.
Jean-Michel e Nadine, due turisti francesi, sono in tenda, stanno dormendo. Siamo a San Casciano, Val di Pesa, in via degli Scopeti. Saranno le ultime due vittime ufficialmente attribuite al mostro. I loro corpi saranno ritrovati accanto a simboli esoterici. Sono partito da San Casciano per andare a cercare dei funghi. E sono andato qui vicino, in località Scopeti. Come sono arrivato là con la macchina, ho parcheggiato la macchina accanto alla sua, perché ho visto questa tenda di francesi e questa macchina, che la macchina, mi ricordo benissimo, era uguale, identica alla mia. Trucando fra questi podi cespugli c'erano questi bidoni di vernice, e di cui sotto a questi bidoni di vernice si vedeva un corpo di una persona straziata, molto. È la notte dell'8 settembre 1985. Due giovani sono in tenda, agli Scopeti, vicino a Sesto Fiorentino. Lotti Katanga fa il palo. Come al solito Pacciani spara e Vanni taglia. Un altro uomo ha parcheggiato la sua Citroen Pallas nei paraggi. Nascosto e ansimante, segue eccitato. La tenda si apre all'improvviso. Per Nadine Moriot, 36 anni, non c'è niente da fare. Jean-Michel Cravitch-Viry, 25 anni, fisico atletico, invece riesce a scappare. Ma uccidolo anche lui. Forse Vanni, o forse qualcun altro. Perché quello degli Scopeti è l'omicidio più satanico di tutti. Quanti erano nelle tenebre dell'8 settembre 1985 agli Scopeti? Forse già quell'omicidio è stato una sorta di messa nera. Ho guardato bene la macchina, cosa c'era dentro la macchina. Ho guardato nella macchina, ho visto che dentro la macchina c'era un seggiolino di un bambino. C'era un seggiolino di un bambino, con cui sopra il seggiolino del bambino c'erano due spighe di Gran Turco. Le spighe di grano sono un elemento esoterico preciso che significa fertilità o ricerca della fertilità. La coppietta, prima di piazzare la tenda agli Scopeti, aveva dormito nel praticello davanti a una chiesetta sconsacrata a Monte Morello, usata almeno fino al 2002 per riti satanici e messe nere. A pochi metri dalla chiesa si vede un classico simbolo dei satanisti, una figura geometrica disegnata con le pietre. Quando il rettangolo viene chiuso significa che è stata individuata la vittima sacrificale. Quando all'interno vengono posti una croce di legno e due bacche, vuol dire che il sacrificio è stato compiuto. Esattamente il reperto trovato da due guardiacaccia dopo l'uccisione di Nadine e Jean-Michel. I due guardiacaccia consegnarono tutto alla polizia insieme a un bossolo calibro 22 marca Winchester, serie H, e che fu mandato a Roma per gli esami. Ma strada facendo è scomparso. Misteriosamente. L'omicidio degli Scopeti, l'ultimo, è secondo gli investigatori quello che racconta in modo più chiaro l'esistenza di una potente setta internazionale e la fine di uno dei suoi presunti adepti. Il dottor Francesco Narducci, rampollo di una famiglia perugina. Un uomo disperato che disperatamente uccideva? Chissà. Certo che dopo la sua misteriosa scomparsa da casa l'8 ottobre 1985, i delitti del mostro sono cessati. Ancora una volta dunque una vicenda complessa dove gli elementi sono molti, ci obbligano a uno sforzo di concentrazione per mettere in fila tutti i fatti. Innanzitutto le chiedo, dottor Giutari, cosa ne pensa di questa lettura dei simboli esoterici rinvenuti accanto ai cadaveri? Ma guardi, per un investigatore è sempre difficile fare riferimento a esoterismo, filosofia esoterica, letteratura esoterica. C'è un nesso però tra questi fatti, sì, e il delitto. Sì, ma l'investigatore deve guardare i fatti, deve stare ancorato proprio ai fatti e non perdere mai di vista quelli che sono gli elementi obiettivi di un'indagine. In effetti, come il filmato ci ha dimostrato, fanno riflettere quei cerchi in pietra
perché sono stati trovati nel luogo in cui la coppia francese si era accampata prima di recarsi nella piazzola degli Scopeti, dove a distanza di qualche giorno poi è stata uccisa. Erano tre cerchi molto particolari e c'è un dettaglio che nel filmato non si è visto abbastanza bene, che la croce di legno era capovolta e infilzata nel terreno proprio all'incontrario. Questo satanista. Credo che sia un elemento oggettivo, forse il più significativo, se vogliamo fare riferimento a un significato esoterico. Quindi si apriva una pista, insomma, che aveva senso seguire. Diciamo che è un dettaglio che fa riflettere anche un investigatore che deve rimanere sempre fermo ai dati oggettivi, ai fatti. È un dato oggettivo anche però quello. Però è un dato oggettivo anche quello. Ecco, non siamo nel campo della filosofia esoterica. Sì, certo. Il ragionamento è questo. Non ci interessa sapere se quei riti funzionano o non funzionano. Ci interessa sapere che chi ha commesso il delitto probabilmente praticava anche quei riti. Quindi questo è il senso del nostro ragionamento. È un'ipotesi verosimile. Plausibile. Ecco, Marco Gregoretti, anche lei è stato su quel luogo. Sì, ci sono stato con quel bravo cameraman che ha girato le immagini di che posto è questa piazzola degli Scopeti? Dico ancora oggi, perché lei c'è stato recentemente. Sì, la chiesetta di Monte Morello è inquietante. Inquietante perché? Ci sono simboli ancora adesso? Perché viene utilizzata? Perché quel simbolo l'abbiamo visto insieme al cameraman, ci sono un po' venuti i brividi nella schiena. Poi anche guardare dentro quella cappelletta sconsacrata, vedere tutte queste bruciacchiature, potevano essere, insomma, l'insieme era inquietante. Ecco, inquietante, poi, brividi, e questo io lo posso capire psicologicamente, io devo chiedere a Massimo, anche lì. Molto più umilmente come cronista ho bisogno di fatti. Ecco, non facciamoci suggestionare. Il problema è questo, Massimo, ci devi aiutare anche qua a capire, perché quando si parla di esoterismo è una specie di jolly che si può giocare. Voglio capire quanto può avere un senso una ricerca in questa direzione e quanto non ce l'ha. Ma rischia veramente di portarci spesso fuori percorso, perché esoterismo, abbiamo sentito parlare anche di satanismo, come se fossero le stesse cose. Sicuramente in questi si è detto il delitto più satanico di tutti. Satanico, in realtà elementi di questo tipo che rimandano a simbologie, se vogliamo trovarli, finiamo per trovarli in qualunque delitto. Ad esempio, il fatto che queste coppie fossero uccise in notti senza luna può rimandarci a una simbologia, alla scelta di una data ben precisa, o anche all'opportunità di avvicinarsi al luogo del delitto senza essere visti. Sicuramente in questo delitto c'è una ritualità, c'è una serie di atti codificati. Ecco, qui in particolare, particolarmente sanguinosi, cioè vengono escisse, certo, parti del corpo, dei genitali, delle donne, viene in questo caso addirittura un lembo del seno della ragazza, è stato inviato. Il seno sinistro è stato inviato al pubblico ministero che allora faceva indagini a Silvia Della Monica, e sicuramente lì c'è un atto di sfida, tipico di solito degli assassini seriali. Le mutilazioni sono rituali. Quindi degli assassini seriali, mutilazioni rituali, ma non necessariamente di riti esoterici? Di mutilazioni noi abbiamo alcuni tipi. Ci sono mutilazioni di tipo difensivo, quando ad esempio l'assassino non vuole far identificare il corpo e allora nasconde, toglie elementi che possono essere utili. Ci sono poi delle mutilazioni di tipo aggressivo, che esprimono la rabbia dell'assassino. Di tipo offensivo, quando la mutilazione serve a infliggere sofferenza. E poi, forse questo è il caso, mutilazioni che si chiamano necromaniche, cioè le parti del corpo che vengono asportate dalla vittima servono per o rivivere come dei souvenir, rivivere il piacere dell'evento, oppure possono essere utilizzati in rituali solitamente a sfondo sessuale. Quindi non necessariamente riti esoterici, cioè esiste della gente che potrebbe compiere questi atti, compreso queste ferite, per diciamo che solitamente cosa sono patologie? Ci sono elementi che rimandano a una simbologia. Anche uccidere le coppie nel momento in cui si suppone stiano per avere un rapporto fisico, la simbologia esoterica rimanda al fatto che in questo momento si sprigiona il massimo dell'energia, quindi intervenire in questo momento può avere un significato. Direi che però tutti i serial killer a sfondo sadico sessuale usano
asportare parti del corpo delle vittime per dei loro rituali privati. Quindi fatti oggettivi ce ne sono, possono essere letti in più modi. Rimaniamo sul, diciamo, sulla lettura comunque esoterica, che è una delle possibilità. Abbiamo detto non l'unica per queste osservazioni, ma resta una delle possibilità. Supponiamo quindi che ci sia qualcuno che vuole compiere questi omicidi in questo modo. Sarebbero dei mandanti, una setta? Perché una setta dovrebbe volere queste cose? Ma io non lo so se è una setta o non è una setta. Io so che in questa vicenda, che talvolta si può pensare che sia ancora molto complicata, complessa, ci sono dei punti fermi. Il primo è che c'è una sentenza ormai definitiva dalla Cassazione su alcune persone colpevoli, su alcuni delitti. L'altro punto fermo, che è contenuto nelle sentenze di condanna, è che c'era qualcuno che probabilmente pagava per realizzare questi ultimi delitti, quindi qualcuno che commissionava i delitti. Ecco la figura del mandante. E i giudici che hanno rappresentato questa ipotesi, perché è un'ipotesi dei giudici di merito, non del PM o della polizia giudiziaria, a riscontro hanno portato alcuni elementi, tra cui la grossa disponibilità di denaro riscontrata a Pacciani. Guarda caso. Quindi questi denari gli sarebbero stati dati per commettere guarda gli omicidi. Guarda caso, negli anni dei delitti, e guarda caso in almeno 2-3 delitti, poco prima della commissione del delitto e poco dopo della commissione del Quindi delitto. Quindi una concomitanza che obiettivamente fa riflettere. Fa riflettere, ma anche una disponibilità patrimoniale e finanziaria che dagli avvocati di parte civile è stata ricostruita nel processo a carico dei suoi complici e come potere d'acquisto valutata nel 1997 a 900 milioni di lire. Quindi parecchi soldi. Parecchi ecco, soldi. Ecco però, professor Bruno, se questa era la dinamica, cioè c'erano dei mandanti, setta o non setta, dei mandanti con grande disponibilità di denaro disposti a pagare tanto, insomma, perché qualcuno commettesse questo tipo di omicidi, perché avvalersi di esecutori, come dire, così rozzi, come si rivelano Pacciani e anche gli altri? Io sono d'accordo con la visione esoterica e ne sono stato il primo a parlarne. Quel delitto è sicuramente un delitto anomalo, un delitto diverso. Anomalo rispetto agli altri del mostro? Rispetto agli altri del mostro, in cui naturalmente alcuni elementi... Ecco, il fatto che diceva lui prima di inquietante è che io sono andato su tutti i luoghi dei delitti, anche se 15 anni dopo o 20 anni dopo. Bene, ci sono alcuni di questi che sono veramente inquietanti. Quindi... Ci sono degli elementi. Mi aiuti a capire inquietanti in che senso? Suggestivi, sì, ecco, suggestivi. Sono luoghi che sono scelti con molta attenzione dal mostro, diciamo il mostro. Ci sono delle testimonianze dell'epoca ai carabinieri, ma molto precise, puntuali, che hanno riferito subito dopo il delitto che la domenica mattina la coppia dei francesi era stata nel loro locale a fare colazione e sono due testimoni quindi che hanno servito la colazione domenica mattina e non l'hanno detto a distanza di anni all'investigatore che è venuto a distanza di anni, ma l'hanno detto nell'immediatezza ai carabinieri del posto. E questo è uno di quei c'è dettagli poi un altro che testimone che nel è importante che nel pomeriggio alle 3:30-4 di pomeriggio ha visto la macchina dei due francesi in agli Scopeti, ma in un altro posto dal luogo del delitto. Quindi, erano vivi. Erano vivi della domenica mattina e pomeriggio, il delitto come è potuto avvenire sabato e domenica? C'è stato anche chi ha visto che la coppia era presente il sabato sera precedente alla festa dell'Unità, dove c'era Pacciani, però questo non servì perché il povero Pacciani doveva essere colpevole, punto e basta, quindi se le figlie dicevano una cosa al suo carico, questa andava bene, se la dicevano al suo discarico andava male. Ma in ogni caso non c'è nulla di più, ecco, dicevo prima, di infido. Un accertamento medico legale però può spostare... Ci sono invece le larve, ci sono le mosche l'accertamento medico legale che non potevano essere... Fatto all'epoca, stabilito che era nella notte tra domenica e lunedì. E chiaramente se trattandosi di 20 anni fa è difficile... Ma a parte l'accertamento scientifico, abbiamo imparato anche proprio in questo salotto... Sì, ma è da prendere sempre...
sempre con le pinze. Però 24 ore di spostamento. Ma ci sono i testimoni, se più testimoni, li hanno visti vivi domenica mattina e pomeriggio. Quindi, come può essere che il mostro li avesse uccisi il sabato notte? Allora, intervengo io dicendo che forse il professor Bruno potrà dire possiamo discutere quelle testimonianze. La domanda che io le voglio fare invece è un'altra. Lei, su tutta questa materia, ha preparato un importante dossier su incarico del SISDE. Ma quel dossier fu fatto, fu mandato a chi di dovere, cioè al capo del servizio, il quale lo mandò sicuramente. E certo non arrivò agli investigatori sul campo. Il capo del SISDE a chi lo mandò? Lo mandò, credo, ai carabinieri, non so a chi lo mandò, però sicuramente questo non era mio compito saperlo, però sicuramente, ma si perse per motivi apparentemente casuali. Si sono perse tante cose, si sono persi i proiettili per strada, si è perso il rapporto del SISDE, sono ricomparsi testimoni, cioè è una vicenda. Si sono perse tante cose e altre se ne sono trovate. Siamo alla vigilia, siamo nei giorni in cui verrà ritrovato il cadavere di Narducci, questo medico perugino. Si apre il filone perugino delle indagini. Ne parliamo tra pochi minuti. La misteriosa morte di un giovane medico perugino. Tra poco a Giallo 1. L'ultimo dei delitti ufficialmente attribuiti al mostro di Firenze è del 1985, a San Casciano, Val di Pesa, nella piazzola degli Scopeti. 16 anni dopo, siamo nel 2001, a Perugia, è in corso una indagine su un giro di usura. Nel corso di una intercettazione telefonica, in una telefonata, viene evocata la morte di Francesco Narducci, medico, rampollo di una delle più importanti famiglie umbre. Ma qual è il nesso tra queste due vicende? Tuo figlio, con quella bella testolina, tutto rosso, verrà sacrificato sulle colline del Mugello. Presto per te verranno le tenebre. Verrai uccisa e seppellita come l'amico di Pacciani del Lago. Sarai uccisa come il grande medico, il dottore, il grande dottore Narducci. Non dimenticare che tuo figlio verrà liberato dalla tua uccisione. Te lo portiamo via e tu dovrai morire. È l'anno 2001. Giuliano Mignini, pubblico ministero di Perugia, sta indagando su una storia di usura. Ha davanti a sé una donna. Durante l'interrogatorio, lei chiede aiuto al magistrato. Ricevo strane telefonate di minaccia a mio figlio, dice la donna. Si arrivano ancora dei registri, signora. Quella che avete appena sentito è il testo integrale della registrazione di una di queste telefonate che sono andate avanti fino al 2003. Mignini invia le bobine alla procura di Firenze, che indaga sul mostro. Ma da Firenze gli chiedono di approfondire la vicenda della morte di Narducci. E così inizia l'inchiesta sui delitti delle coppiette più ricca di colpi di scena. Quella che riguarda la scomparsa, la morte e i funerali di Francesco Narducci e che confermerebbe quanto sta scoprendo l'inchiesta sui mandanti condotta dalla procura di Firenze. In tutte e due compare il nome di un altro personaggio, Francesco Calamandrei, farmacista di San Casciano. Il 13 ottobre 1985 viene ripescato a San Feliciano, sul lago Trasimeno, il cadavere di un uomo. Da 5 giorni si cerca quello di Francesco Narducci, medico di 37 anni, scomparso dopo essersi allontanato dal pontile di San Feliciano, dove abitava in una lussuosa villa con la famiglia, a bordo di un motoscafo. Il giorno del ritrovamento, su quel pontile arrivano tutti. Anche il brigadiere Aurelio Piga, capo equipaggio radiomobile del nucleo operativo di Perugia, zittito dal suo superiore. Ricordo che la centrale operativa ci ordinò di portarci a San Feliciano, presso il pontile, perché era stato rinvenuto sul lago il cadavere di una persona che presumibilmente poteva trattarsi di Narducci, che era scomparso da alcuni giorni. Sono arrivati, credo, il medico legale, magistrato, ufficiali dei carabinieri, sì, funzionari della polizia, che adesso non sto a dire i nomi. Il cadavere si presentava gonfio, chiaramente una persona che sta in acqua per diverso tempo. Io non lo
lo conoscevo, non avevo idea, però familiari giunti sul posto riconoscevano il cadavere come la persona scomparsa. A mio parere sembrava avesse, ecchimosi. E se non ricordo male, pensandoci bene, anche una ferita in testa. Ecchimosi, un colpo in testa, altro che morte accidentale. Il maresciallo, su questo e su tutto ciò che non ha potuto dirci, è stato sentito da Giuliano Mignini. Ma proprio il magistrato perugino aveva avuto la più clamorosa delle conferme. Alla fine del 2001 ordina la riesumazione della salma di Francesco Narducci. L'autopsia fatta a Pavia non lascia dubbi. È stato strangolato. Il corpo ripescato il 13 ottobre 1985 non è il suo. Il medico ucciso è più alto, indossa abiti diversi e non presenta i segni tipici di chi è stato in acqua a lungo. Una verità scomoda che qualcuno impedì di accertare 20 anni fa. Fretta, mi è sembrato che ci fosse troppa fretta nel rimuovere il corpo, diciamo. Ciò che mi è sembrato strano è che, insomma, qualche foto, qualche cosa di più magari andava fatta. Non ero io quello che poteva, d'iniziativa, fare queste cose, essendoci persone in grado più elevato del mio. Ho relazionato, una relazione va sempre e comunque fatta per un intervento qualsiasi, figuriamoci il rinvenimento di un cadavere. Come minimo va relazionata, è imposta, è doverosa, insomma. Cosa c'era scritto nella relazione? Non posso commentare atti, sono sempre atti interni all'arma. Michele Giuttari, il capo del GIDES, il nucleo antisette sataniche che indaga sui delitti dei mostri, e il pubblico ministero di Perugia hanno un sospetto terribile. Francesco Narducci sarebbe stato ucciso all'isola Polvese, in mezzo al lago Trasimeno, di fronte alla collina dove abitava il giorno dopo la scomparsa. Fu forse la setta a volerne la morte? Il 13 ottobre fu fatto ritrovare in fondo al lago il cadavere di uno sconosciuto. Doveva risultare morto di morte naturale o al massimo suicida per coprire lo scandalo. Dalle testimonianze raccolte pare che questo corpo venne messo in cantina in un primo momento e dissero perché faceva acqua, quindi per farlo scolare. Dopodiché del corpo si sono perse le tracce. Adesso sembra che gli inquirenti siano arrivati ad individuare il luogo dove è stato, diciamo, sepolto, occultato questo corpo. E pare che si trovi in un pozzo del parco della famiglia Narducci, che stranamente sarebbe stato chiuso mentre il cadavere di Narducci era ancora in casa. L'unica cosa certa sono i dati processuali. Per l'occultamento dell'omicidio Narducci e lo scambio dei cadaveri sono indagati i vertici delle istituzioni dell'epoca, il questore e il comandante dei carabinieri di Perugia. Gli avvisi di garanzia hanno raggiunto anche il padre e il fratello del medico morto e il loro avvocato di fiducia. Nel registro degli indagati ora c'è quel farmacista di San Casciano, Calamandrei. Secondo l'accusa potrebbe essere tra i colpevoli dell'uccisione di Narducci, che riposa nel cimitero di Monteluce a Perugia. Dottor Giuttari, naturalmente devo chiederle che cosa pensa delle dichiarazioni di Piga, questo ex carabiniere. Ma guardi, io su questo segmento dell'indagine non posso dire assolutamente nulla. Sono tuttora impegnato nello sviluppo e nell'espletamento delle deleghe che mi sono state date come responsabile di questo gruppo di lavoro dalla Procura di Perugia e quindi sono tenuto a segreto istruttorio. Quindi sullo scambio di cadaveri che ci sarebbe stato, lei non posso si pronuncia. Solo dire una cosa e la voglio sottolineare anche, che mi onoro di collaborare con un magistrato come il dottor Mignini, con la Procura di Perugia e coi carabinieri di Perugia che hanno fornito e stanno continuando a fornire, ritengo, un contributo importante in questa vicenda. Massimo, qua la questione però si fa
complessa, intricata, sì, perché se c'è un nesso, e comunque un nesso c'è, perché quella telefonata stabilisce un nesso, la telefonata dovuta all'intercettazione sul giro di usura stabilisce un nesso, per altri versi insospettabile, tra Francesco Narducci, il modo in cui è morto, e Pietro Pacciani e i delitti di cui è stato riconosciuto colpevole. Il clima, la cornice, è comunque di tipo esoterico. Proviamo un termine più corretto per definirla, ma... Io continuo a essere abbastanza perplesso. Prima sentivo il professor Bruno parlare di luoghi inquietanti dove si era poi ritrovato, dove erano stati commessi questi delitti. In realtà io ho frequentato altri delitti di ispirazione, quantomeno inizialmente sembrava un'ispirazione esoterica o satanica, dai delitti delle bestie di Satana, insomma, Lombardo, l'omicidio della suora di Chiaven. Devo dire che col senno di poi tutti questi luoghi sembrano inquietanti e misteriosi. Probabilmente c'è anche una geografia in Italia di luoghi dell'occulto in cui alla fine possiamo sempre abbinarci un fatto di cronaca, un fatto di sangue, per cui ci credo veramente poco. Oltretutto poi volevo credere al collega, se a conoscenza c'è un famoso rapporto di un agente speciale dell'FBI, un certo Ken Lanning, che ha diretto proprio l'unità per i crimini rituali negli Stati Uniti dell'FBI per 20 anni, e lui sostiene che in America un delitto rituale di ispirazione esoterica, satanista, non l'ha mai visto. E in Italia non mi risulta che ci siano delitti esoterici, come stiamo un po' cercando di trovare in questo caso. Io credo che invece ce ne sono molti, e che vengono, perché tipicamente questi delitti vengono coperti in tutti i modi e ricevono delle grosse omertà. Perché, vengono coperti? Perché dovrebbero essere coperti questi delitti? Perché il gruppo è un gruppo, no, non sempre sono potenti, sono anche gruppi così fai da te, no? Però qualche volta, in ogni caso c'è un gruppo che si rende responsabile di un omicidio, e allora chiaramente tutti hanno l'interesse a tacere, perché altrimenti tutti sarebbero responsabili. Questo è un punto estremamente importante. Qui ancora i pentiti non ci sono. È d'accordo su questo? No, sono d'accordo, sì, se vedo quello che è capitato, adesso non per parlare dei presenti, ma se analizzo quello che è capitato al dottor Giuttari, da quando ha cominciato a indagare, che cosa sulla gli è capitato? Parola mandanti, e chiaramente ha toccato comunque un potere, perché il dottor Giuttari è stato rimosso 2 volte dalla squadra mobile di Firenze quando ha cominciato a indagare sui mandanti, ha vinto i ricorsi, dopo non sapevano più come toglierselo dalle scatole, hanno cominciato a delegittimarlo, a infangarlo, credo che abbia subito anche delle minacce molto pesanti, anche concretamente. Siccome lo abbiamo qui, lo chiedo a lui se è vero questo. Io su questa parte della mia vita professionale preferisco non parlarne, sto cercando di lasciarmela alle spalle, aiutato anche dall'attività di scrittore. È chiaro che si sono verificati degli episodi in concomitanza con la nuova inchiesta, sarà stata una coincidenza, non lo so, ma che in 28 anni di attività in polizia non avevo mai registrato. Quindi non la smentisce questa lettura? Si è occupato di mafia e di sequestri di persona, dottor Giuttari, prima. Ecco. Uno scambio di cadaveri, una telefonata minacciosa e un uomo, Francesco Narducci, che secondo alcuni conduceva una doppia vita. Già dall'85, da quando morì, da quando venne trovato morto, Francesco Narducci, si parlava di un presunto collegamento col mostro di Firenze, addirittura si diceva che era lui il mostro di Firenze. Al momento le indagini non sono arrivate a poter dire questo, Francesco era il mostro di Firenze, ma sicuramente Francesco Narducci aveva dei collegamenti e frequentava quegli ambienti che ora sono indagati quali mandanti dei delitti del mostro. Non si può capire fino in fondo quello che è accaduto il 13 ottobre 1985 se non si parte da un elemento. La Perugia della famiglia Narducci è potente, molto potente. Ugo Narducci, il papà di Francesco, era affiliato a una loggia massonica a cui appartenevano altri personaggi coinvolti in questa vicenda. Perugia, insieme ad Arezzo, sono le 2 città italiane in cui il potere massonico
è ancora oggi, diciamo, il più forte in Italia. I familiari di Francesco Narducci ed altri membri implicati in questa vicenda facevano parte di logge massoniche. Con questo non voglio dire che la massoneria è bacata, ma sicuramente c'è stato anche un'ingerenza da parte della massoneria affinché, ad esempio, non venisse fatta l'autopsia. Bisognava salvare il nome di Francesco Narducci e della sua famiglia. Non poteva essere lui il mostro di Firenze. Non doveva essere lui. Questo rampollo della Perugia Bene, che giocava a tennis al tennis club, esclusivo circolo della città, era un ragazzo sportivo, sci nautico, pesca, motociclismo. Di lui si era innamorata una ragazza con un altro cognome importante, Francesca Spagnoli, che ora si chiede il perché di tante ferite. Gli piacevano l'allegria e la gentilezza di un uomo che tutti stimavano al policlinico come un bravo medico. A dire il vero, ogni tanto si assentava da casa senza dire nulla. Quella moglie più giovane forse non era così felice. Perché non riuscivano ad avere un figlio? Dove andava suo marito? Perché spariva? Perché il giorno dopo la scomparsa il papà e il fratello lo davano praticamente già per morto? Forse la risposta è nell'intercettazione telefonica agli atti dell'inchiesta di Perugia. Ecco cosa dicono al telefono due persone vicino a Francesca, la giovane moglie. In un casolare vicino a Firenze, in località Sampa, usato da Narducci, sono stati trovati in un frigorifero le parti asportate delle vittime. Chi ha fatto sparire tutto? L'inchiesta di Giuttari e Mignini forse ce lo dirà. Attenzione però, chi ha cercato la verità spesso si è fatto male. Mi sono trovato stranamente una querela tra capo e collo, una querela che dal punto di vista penale, onestamente, non so come possa fare a sussistere, ma che ritengo abbia la funzione di in qualche modo intimidire, per dire non proseguiamo su questa linea perché ti arrivano guai, fastidi. Ci sono state delle minacce, c'è stato degli scatti d'ira da parte di membri di quell'establishment che, secondo la procura, è stato l'establishment che poi ha coperto la storia. La prima delle domande che ci siamo posti rimane anche l'ultima delle domande questa sera. Chi è il mostro di Firenze? In parte già ce l'hanno detto i giudici con le sentenze di condanna, in parte ce lo diranno gli esiti dell'attività investigativa che è in corso, e i giudici, nel caso in cui, come io spero e mi auguro anche da cittadino, si dovesse arrivare ad un processo e ad una certezza giurisprudenziale. Professor Bruno. Per me purtroppo è ancora solo una grande fantasia popolare, una fantasia però che ha un corpo che noi non conosciamo. Qual è questo corpo? Il suo punto di osservazione, quello di un narratore attento ai fatti ma anche a ricostruire elementi che non hanno la cogenza degli elementi giudiziari, dottor Gregoretti. La cultura del depistaggio. Il mostro di Firenze è la cultura del depistaggio. Sono risposte che rispondono quasi più ad una, come dire, vocazione professionale individuale che a un aiuto reale nella ricerca della verità. Massimo, ce l'hai tu una risposta a questa domanda? Ma da quello che abbiamo visto e sentito sembrerebbe più facile pensare all'ipotesi veramente di un gruppo di personaggi che hanno messo in atto azioni comandate da un secondo livello. È per questo allora che la nostra ricerca della verità, anche se i nostri ospiti hanno dato questa sera il loro contributo per aiutarci ad approfondirla, rimane ancora una volta senza una risposta.